FIFA ha detto che si aspettava la Ternana aggressiva del primo tempo, ha sofferto perché certamente non ce la facevano nemmeno andare sulle seconde palle per quanto veloce andava la Ternana. Poi però quei due gol hanno cambiato la partita e tutto è diventato più facile. Per me è cambiato la partita del 2-0, non ha fatto la parte nostra. Dopo il 2-0 sbagliato, la cosa che non mi è piaciuta è la reazione mentale della squadra. Si è disunita, si è allungata, non accorciava più, non lavorava più da squadra. E quello è l'aspetto psicologico che mi preoccupa di più. Poi è diventato ancora più evidente dopo i due gol. Ancora più evidente dopo il secondo gol, che credo sia. Sì, dopo il secondo gol. Sia una cosa da annullare proprio in modo netto, come ha annullato, non so se è giustamente o ingiustamente il nostro, però l'aspetto psicologico è quello che non mi è piaciuto, su cui lavorare, perché in questo campionato credo che la testa e l'aspetto psicologico facciano la differenza. Senti, all'inizio la squadra è andata anche discretamente, a me è piaciuto il campo bene. Fino al gol di Alfa Yeme sbagliato, sul 2-0 sbagliato, perché la squadra ha fatto bene. Abbiamo avuto un'ulteriore defezione prima della partita di andare, perché ha messo gli scarpini, non ha messo per tutta la settimana, gli faceva male il dito, e abbiamo dovuto cambiare anche gli uomini prima della gara. Però nonostante questo, anche se dovuto cambiare all'inizio della partita, mi pare che insomma, fondamentalmente la squadra non subiva niente. No. La traversa di Zaza all'inizio, ma dopo. No, non abbiamo subito mai fino al loro gol. Ripeto, sarebbe stata un'altra partita 2-0 con il gol di Alfaghetto. Però la reazione che non c'è stata, o che c'è stata in modo errato, non mi è piaciuta. Quella bisogna analizzarla bene. Al di là di questo, gol mancato da Alfa Yeme è un errore clamoroso, nel senso che 0 metri a palla, stava quasi sulla linea, una roba raramente si vede in giro. Ma anche sui gol subiti, al di là della spinta di difesa di Nabrosco, anche sul primo gol, sta palla che filtra, due la guardano, Zaza la via, si gira e fa gol. Insomma, gli errori dei singoli continuano ad essere puntualmente sfruttati dagli avversari e a penalizzare la squadra complessivamente. Quello sicuramente, però non deve succedere. Deve succedere, ripeto, fai il 2-0, non so che partita. No, è un'altra partita. È un'altra partita. Però anche sull'1-1, anche sull'1-0, ho sbagliato, tu avevi la stessa reazione e devi continuare a giocare come giocare il problema. Non c'hanno. Hai parlato, sentito. Motivo, ci può stare un motivo, ci hanno creduto, non ce la facevano più. È mentale, non ho corso troppo. No, è mentale, perché se non ti spieghi che non siamo riusciti mai a ribaltare un risultato tranne con la Juve Stabia, ogni episodio negativo ci deprime, non riusciamo ad essere sereni e rimanere in partita. È un aspetto mentale che bisogna tenere in grossa considerazione. In estrema sintesi si chiama personalità, rispetto di personalità questo. Anche. E spesso la portano, l'aggiungono i giocatori che sono stati in categoria, che hanno vissuto, anche, che hanno vinto, che hanno. Non ce ne stanno. Bisognerà aggiungere. Diciamo la cosa positiva è che gennaio è vicino, quindi diciamo questo può essere. Che non ci siamo fatti. La cosa positiva è che ha la possibilità da mercoledì di, con una grande prestazione, di rifarti di questa. Secondo me abbiamo fatto male, secondo me. Forse la peggiore partita. Il secondo tempo. Neanche il secondo tempo, dopo il 15 minuti. Dopo il quinto minuto. L'aspetto mentale che ho visto il secondo tempo mi fa preoccupare. Non tanto la prestazione, i primi 50 minuti o 55 minuti. Senti, tu hai sicuramente i migliori giocatori del mondo, ma avevo come Zaza che fa un po' di invidia, tocca a due palle, viene la ragazza e fa un gol. Zaza lo sapevamo come l'alto attaccante, anche come anche Soncin, giocatori che in questa categoria stanno facendo bene e hanno fatto bene. La Ternana è squadra giovane che gioca manovra spumeggiante, l'Ascoli mi sembra la squadra di categoria, che sta lì, ma
magari Sarrabà soffre un po', però c'è la punta che fa gol. Forse non ci possiamo permettere un'occasione solamente, no, devi creare tante, puoi arroccarti e sperare che la prima occasione fa gol.